Vittoria Netta, ne avete messo il bavaglio, diciamo, un reparto avanzato di quello degli ospiti, diciamo, del Rotonda, che si erano fatti vedere notare in altre circostanze e voi non li avete fatti giocare. No, oggi penso che abbiamo interpretato la partita nel migliore dei modi, abbiamo sicuramente cambiato qualcosa rispetto alle ultime uscite dal punto di vista del palleggio e dell'intensità, che è quello comunque che poi fa la differenza. Siamo stati bravi a sbloccarla subito, a fare il secondo e poi a in un certo modo gestirla senza fischiare meno, quello sì. Un successo che consolida il primato in classifica. Sì, nel senso, consolida quello che di buono abbiamo fatto durante tutti questi mesi, nel senso noi dobbiamo guardare quello che abbiamo fatto e quello che possiamo fare. Non è il momento di guardare la classifica, di guardare gli altri, bisogna concentrarsi su noi in questo Vi attende domenica una trasferta importante in casa della Cireale che sta attraversando un momento particolare anche societario. momento. Questo è quello che tra virgolette si legge, la Cireale non la scopro io, è una squadra che è stata costruita per vincere il campionato, che ha gente forte che può fare la differenza in qualsiasi momento, quindi dobbiamo andare lì consapevoli del fatto che andiamo ad affrontare una squadra forte, ma come ogni domenica, con la consapevolezza che ce la possiamo giocare e che comunque troviamo un avversario, soprattutto dopo la sconfitta di oggi, arrabbiato. In generale, Sergio, la sensazione che davvero le prossime 3 giornate possono decidere tanto sul campionato, c'è il Cireale, poi c'è la nostra cittadina con il Football Club Messina e a chiudere la Jellison, che è la formazione forse più in forma del momento. Sì, sicuramente saranno partite importanti, non sta a me dirlo, è così, è la storia del calcio che è così. Come sono importanti tutte le partite, quindi noi dobbiamo affrontare la Cireale senza pensare all'FC e dopo la Cireale cominceremo a pensare all'FC. Per quanto riguarda la Gelbison, sicuramente sta facendo ottimi risultati e meritano di stare dove sono. A parte Foggia, una garanzia lì davanti, stanno trovando il gol in tanti oggi a Desti e Vacca. C'è la sensazione che questa squadra abbia tante armi a disposizione per colpire. Questa è una squadra che ha diversi elementi che possono andare a gol. Diciamo, l'obiettivo chiaro della società è sempre stato, secondo me, la scelta giusta, recuperare gli elementi che aveva in rosa, perché sono elementi che secondo me possono fare la differenza, anche in categorie superiori. Quindi siamo contenti per Adessi che sia tornato dal gol, sicuramente ci potrà dare una mano insieme sicuramente a Mauro Bollino, particolarmente contenti per Bacca perché è un ragazzo che si è sempre impegnato, che comunque diverse partite è stato fuori, però non ha mai mollato e questo è lo spirito che dovrebbe avere un calciatore. E poi infatti va premiato con delle prestazioni importanti come quella di Biancaville e col gol oggi è una prestazione poi importante. Una parola anche su Cretella, ti chiedo, protagonista senza dubbio in queste ultime 2 partite. Sì, ma credo il protagonista però lo sapevamo, nel senso è un ragazzo che ha un potenziale importante, è un ragazzino, tra virgolette, un under che sicuramente migliorerà, sicuramente troverà delle salite nella sua carriera, però secondo me ha le caratteristiche per fare una carriera importante, quello sì.